Buongiorno, se siete tutti d'accordo direi di cominciare. Insomma, tempus fugit. Certamente. Negli ultimi mesi ho studiato diverse statistiche riguardanti l'aumento dei gas a effetto serra nelle aree urbane di alcune città della regione. E devo dire che i dati che ho raccolto sono allarmanti, ma sono sicura che se agiamo adesso possiamo ancora invertire il trend. Per esempio, seguendo i protocolli internazionali già adottati in altre città, è essenziale a questo punto preservare la natura, magari costruendo nuove aree verdi all'interno dei centri urbani, ma anche sensibilizzare di più i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, finanziare progetti per l'energia rinnovabile. Concepire. Continui, dottoressa. Alcuni di noi hanno un'altra riunione più tardi. Non vorrei sembrare troppo esigente. Mi servirebbe sapere se fosse disponibili per collaborare a un nuovo progetto di sviluppo di protezione ambientale. Dottoressa, propongo di fissare un altro incontro per approfondire l'argomento. Oggi non ci resta molto tempo, eh? Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti. Allora, l'aumento dei gas a effetto serra è una delle principali cause del riscaldamento globale. Pensate, la temperatura terrestre è aumentata negli ultimi 100 anni di un grado e di 0,7 solo dal 1960 ad oggi. Il riscaldamento globale ha subito una grande accelerazione a causa dell'uomo e ad oggi l'anidride carbonica ha raggiunto il livello record di 410 parti per milioni. Adesso dobbiamo prendere le cose in mano adesso subito, finché siamo ancora in tempo, altrimenti la vostra generazione rischia di trovarsi faccia a faccia con delle conseguenze catastrofiche, come l'innalzamento del livello del mare, o l'aumento della temperatura, o anche grandi periodi di siccità e tempeste e uragani molto più frequentemente. Voi avete la possibilità di raggiungere un futuro migliore, prendendo però una strada diversa da quella che è stata purtroppo presa finora. Sì, prego. Secondo lei, dottoressa, che cosa dovremmo fare per cambiare il futuro? Beh, ci sono alcune cose che voi fate già molto bene, come la raccolta differenziata o non sprecare acqua. Potreste in più, per esempio, quando avete la possibilità, venire a scuola a piedi o in bicicletta. Un'altra cosa molto importante che potreste fare è
informarvi sui dati forniti dalla scienza e usare queste conoscenze per sensibilizzare chi ancora crede che questo non sia un vero problema, come ha fatto Greta Thunberg con i Friday for Future. Dottoressa, ma perché ci sta chiedendo di cambiare il futuro? Cosa abbiamo fatto noi di sbagliato? Questo discorso lo faccia ai politici, chieda loro di cambiare le cose, di fare di più, no? Cosa avete fatto alla terra? Nonna! Aiutami! Nonna! Mi chiamo Anna. Sono una scienziata.
Mi chiamo Anna, sono una scienziata. All'università sognavo di rallentare il riscaldamento globale. Quando ancora non era popolare prendersi cura della Terra, io lo facevo già. Grazie alla scienza credevo di aver trovato il mio ruolo nel mondo. Ma no. Non basta conoscere a memoria l'ultimo report dell'IPCC. E non bastano gli anni passati a fare calcoli, a raccogliere campioni. Noi umani non ci siamo mai uniti veramente per proteggere la Terra. Gli accordi internazionali da Kyoto a Parigi non sono stati sufficienti. La sostenibilità è diventato un business più che uno stile di vita. Sognavamo una società ecosostenibile, con auto elettriche, la moda green, gli smartphone ricondizionati, e pensavamo che questo bastasse. Ma no, agiamo oggi per un presente migliore, altrimenti nel futuro ne pagheremo le conseguenze. Conflitti violenti insorgeranno perché metà della popolazione mondiale non avrà accesso all'acqua e quindi la produzione agricola crollerà e il cibo scarseggerà. Dobbiamo tutti fare dei sacrifici, ma soprattutto dobbiamo essere uniti per cambiare. Io vorrei dedicare questo messaggio a mia nipote. Non so se mai ti conoscerò, però spero che tu possa vederlo in un futuro di armonia fra uomo e natura. E spero davvero di aver potuto dare un contributo a far sì che ciò accada. E mi impegnerò per questo, da oggi. Avevi ragione. I tuoi sforzi sono stati inutili. La vita ora è impossibile.
Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Qualcuno di voi conosce la temperatura massima che un essere umano può sopportare? Ve lo dico io. Intorno ai 60 gradi centigradi. Se si è in buona salute e ben idratati, ovvio. Ma con una temperatura ambientale di 45 gradi per lunghi periodi, l'acqua comincerebbe a scarseggiare, con evidenti conseguenze. Lei ha figli? Eh sì, due. E mi dica, le piacerebbe vederli bere da una pozzanghera dopo giorni di disidratazione? Immagino di no. Per caso avete già sentito parlare di flash flood? Lei è sposato. Ecco, immagini sua moglie che torna a casa il venerdì, dopo una settimana di pioggia incessante. Per strada, attraversa un ponte, e boom! Un'ondata di fango e detriti gliela porta via. Così, accartocciando la macchina come una lattina. Dottoressa. Un attimo solo. Ecco, mi pare di capire che i temi ambientali siano una questione che tocca un po' tutti, no? Io sono qui per dirvi che una soluzione c'è. Ed è anche semplice. Però bisogna agire. Partendo da oggi. Grazie dell'attenzione. Thank you.